dell'Emilia Romagna ci sarà la sospensione delle attività di tutte le scuole di ogni ordine grado, asili nido, università, musei, manifestazioni ed eventi e procedure concorsuali. Quindi l'ordinanza è del presidente Bonaccini e del ministro Speranza. Con l'esultanza dell'età dell'innocenza, causa il pandemico vento proveniente dall'est, fino al 1° marzo saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, compreso la terza sfilata in notturna con relativo falò della 66esima edizione del Carnevale dei Bambini di Fornovotaro, previsto per martedì di Carnevale. Accompagnati da una pungente brezza, la seconda sfilata del Carnevale è iniziata nel migliore dei modi, presente tutti i gruppi mascherati a piedi della domenica precedente, e in più la prestigiosa presenza degli sbandieratori musicanti di Fornovo, che hanno dato un ulteriore tono di attrazione alla giornata di allegria e festa. Il percorso della seconda sfilata lungo le vie del paese con lancio di caramelle dai palazzi è stata ridotta per dare più respiro ai bambini della scuola materna, ma per questo non è mancata la visita musicale con balli in allegria alla casa del riposo. La premiazione finale per i migliori gruppi a piedi ha visto la sorprendente affermazione dei Pirati dell'Oratorio di Ramiola, secondi gli sfacciati di Riccò, Don Giuseppe 2020 viene assegnato a Mangiafuoco. E per il carrozzone di Mangiafuoco e i suoi Pinocchio un duplice premio. Oltre al terzo posto ha ricevuto dal sodalizio La Pergamena il premio speciale Don Giuseppe, ideatore del Carnevale dei Bambini e dei Ragazzi, con la motivazione di aver proposto la favola delle favole ricca di insegnamenti senza tempo, soprattutto rivolta a donare il sorriso ai bambini. Attestati di partecipazione e premi a tutti i gruppi partecipanti. Dopodomani è mercoledì delle ceneri, l'inizio della quaresima e tempo di meditazione, anche per quel mondo che non vorrebbe fermarsi mai, nemmeno quando è obbligato a farlo.